mangiato questo, non mi mangiate niente! Diamo, questi si comprano senza la tessera! Canup, mangiamo! Siamo diventati peggio dei maiali! Canup, sono 120 bombardamenti e con questo sono 121. E voi a così ve lo chiamate? E si per esempio vogliono andare a scaricare bombe a Roma? No, a Roma no, c'è sta mio figlio. È meglio che bombardano qua, se morimmo noi non fa niente. Signore, che non potete decidere voi, che non ci possono fare questione personale, avete capito? Facetemi sentire. Mamma mia, che è sto silenzio? Sack halt zu schnell. Oberst Scholl, gehen wir zur Vorwärts. In Ordnung. Können wir den Fliegeralarm einstellen? Nein, noch nichts. Zuerst müssen unsere Truppen die italienischen Kasernen besetzen. Die Italiener haben sich dem Feind verkauft. Ein unerhörter Gemeinheit, sowas hat es noch nicht gegeben. Wir müssen sofort die Division anrufen. Wir brauchen Verstärkung. Jawohl, Oberst. Wir müssen sofort Maßnahmen ergreifen. Wir befinden uns in einer sehr ernsten Lage. In jedem Augenblick müssen wir gegen die Italiener einsatzbereit sein. Stellen Sie sofort die Verbindung mit allen Diensten her. Ich muss benachrichtigen. Hier links, bitte. Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. È finita la fame! È finita, è finita! E sono finite le bombe! Sarà bene, non sarà una fesseria. Ma questa è tutta una pazzia, sono di la Vergine ci ha fatto la grazia proprio il giorno della sua festa! Nunziati, adesso ci possiamo sposare! Che avete perduto qualche cosa? Ah tu, uscila papà tuo! La guerra è finita! Gesù, guardate un po' questi dove aveva nascosto il figlio! Eh già, io mo ce lo davo a loro per sta bella guerra! Vieni, vieni papà tuo! E tu fai piano, belle mamma. Fategli pigliare la luce a poco Apri gli occhi, piano piano. Aiutatela a uscire. Esci, esci figlio mio caro. Cuore mio, piccerino mio, Maria, piccerino mio. Cuore mamma tu. E ma nessuno chiude le mani dei bracci miei, nessuno chiude.
che attorno! Non vi preoccupate, la tocco pure a voi! A me? Ma che ci trovo? Mi sono vecchia! Vecchio giovane, oggi mi sembrate tutte belle, tutte belle! Ma a me, mi svergogna! Finalmente mi fate fa barba! Ma c'è un briacò! Allegri, combattente! Abbiamo perduto la guerra! La posta per il terzo distaccamento contraereo. Con tutto sto casino pure la posta va cercando. Ma va via aria, che meglio. La vuoi, te la regala. Non lo so. E tu che saluti a fare? Qua non si capisce più niente. Capitano, che dobbiamo fare? Ma che volete da me? L'unico ordine che ho avuto io è quello di non dare ordine. E se nessuno ci dà gli ordini, allora... Non mi seccate, arrangiatevi, qui che non si arrangia un minchione, va bene? È finita sta guerra, sì, io no? Sì, è finita, l'hanno fatta solo i fessi. Te lo dice il più fesso di tutti i fessi. No, 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 sono mia, io in caserma me la sono cresciuta. Qual è partita allora? E che casino che stanno facendo sotto casino? E ne, oggi tutti gratis, non ci dovete far pagare. Maurizio, come sempre pigliano un poco d'aria pure loro! Che bello! Allevate con la bandiera! Che buffonate sono queste! Pare che abbiamo vinto la guerra! Professore, la guerra l'ha vinta pure chi l'ha persa! Sì, sì, l'hanno vinta pure il zoccolo! Oh, bellona, costa su! Oi, che tu fai? Che sei triste? Sono contento! E perché? E ora te, che tu farai? Come prima, però sono contenta lo stesso per tutte queste sordate che se ne tornano a casa. Va bene, te ne hai sfaticato, non ci vedi più. Evviva, pietra caput, guerra caput, evviva Fritz, e vado a far friggere. Ehi, quella tua, quella mia, tutto finito. Oh, che mi hai preso per la tua ragazza? Yamme, yamme. Ma dove ti porto? In mia casa, tutti tedeschi, in Germania. In Germania in bicicletta? In bicicletta, piede, cavallo, tutto finito, pace. Sbrigati, portatelo via. Ah, questi prima se ne vanno, meglio è. Pedala, marina. Non tengo più una lira, ma fammi far l'amore. Non tengo più una lira, ma fammi far l'amore. Contenta? E come no, marito, mi torna! E tornate come a voi! Tutto finito! Come no, arrivano a quattro! Faccia voi che le case sono quelle paesi! Tu, aspetta! Italina, abbiamo anche che blu! Italina, abbiamo interrato! Ma che tu fai, vischero?
adesso che facciamo? Tenè, è perché muore da me. Tenenti, allora! Pitrella, non ci dite niente! Non c'è nient'altro da fare. Vabbè, venite qua, buttiamo tutto pure noi. È troppo pericoloso, ognuno se ne torna a casa sua. Guarda voi che ce l'avete a Napoli la casa. Ma il tenente ci lascia senza... Lascialo stare, il tenente. Gli ufficiali sono signori, che può fare? Questo marinaio paga per tutti gli atti di ostilità compiuti contro i tedeschi. E questo valga come ammonimento. Se altri sconsiderati dovessero osare, essi sanno ora a quale sanzione andranno incontro. Mario, come è? Jetzt alle in die Knie. Ed ora tutti in ginocchio, dice il signor capitano. Dovete inginocchiarvi, voi delle prime file, tutti dovete vedere. Lasst die Knie! Gewehre vorhalten! In die Knie, sonst wird geschossen! Schnell ausführen! Das napoletanische Volk kann nur zustimmen. Il popolo napoletano non può che approvare. Perciò dice il signor capitano, applaudite, applaudite, mi deve riprendere il film Luce. Ve lo dico per il bene vostro, applaudite, applaudite, se non vi stabilino pure col buio. Thank you.
Attenzione, attenzione! Per ragioni militari, tutti gli abitanti degli edifici situati lungo la fascia costiera fino a 300 metri dalla linea del mare debbono lasciare immediatamente ogni abitazione. Chi sarà trovato ancora nella zona da sgomberare verrà immediatamente punito in base alle leggi di guerra germaniche. Attenzione, attenzione! Per ragioni militari, tutti gli abitanti degli edifici situati lungo la fascia costiera fino a... Andiamo dove ci portano i piedi. Come fanno gli altri, facciamo noi. Ehi,
fammelo sto cucchiaio a mano. Donna Concè, mangiatevi almeno qualche cosa. No, no, grazie. E un cucchiaio di fagioli, se no sto piccirillo che l'ho dato, veleno. Ma tu perché insisti tanto? Quando uno sta così agitato, come può tenere appetito? Me ne devo proprio andare. Devo vedere chi mi può tenere con questi altri quattro. Mi raccomando, ricordate che tu sei il primo. Che dicesti a buonanimi papà? Che il posto suo lo pigliavi tu. Dammelo basta. Nanni, attacca la veste. State vicino a me. Mamma, è mia doiamma. Chi lo sa, proviamo. Qualcato che ci piglia se trova. Cammanam e proviamo. Ja, mangi. Mangi, su. Mangi, mangi, mangi. Ma che fagioli sono questi? Rossi o primaticci? Primaticci. Ah. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E che hai mangiato? Due fagioli su. Mangia, piccerillo mio. Mo ti ci metti pure tu. Mangia, amore, mangia. Ma più voglio una. I primaticci sono pesanti di sera. Adesso è giorno. Ah. Mm. Aspetta, mamma. Come, tu tieni figli? Sì, perché? E allora, non li fate uscire. I tedeschi si vogliono pigliare tutti i maschi per portarseli in Germania. Ordine di reclutamento obbligatorio per tutti gli uomini. Classi di 1910 al 1925. E come lo sapete voi, signor? Non tieni carica. È come dico io. Vado a visitare Pasquali. E tu a chi aspetti? Cura. Pippo! Che succede? Non facetaci l'uomo! Per me, non siate! Statevi accorti, se vanno a portare l'uomo nel nostro! Danni! Danni, adesso, se vanno a vedere! Danni, se pigliano i figli nostri, girate la telefonata! Danni! Piccere! Piccere! Hanno nascuno a papà! Avvisate pure un marito vostro! Corro mie da piazza e basta voce! Ma che fai, torna a casa! Te ne vai a girare. E chi gira? Io me ne sto scappando con la tremarella in corpo. Chi? Tu? Tornati in casa, fammi sto piacere, nasconditi, va. Fallo per me. E perché? Puoi dire che stai in pensiero per me, mo te ne ricordi. Questi sono pensieri che non ti puoi più pigliare adesso che tieni marito e figlio. Non è già sta chiave, qua una circa non la trovo mai. E si bussa, si sveglia creatura. Marì, ho piace. Marì, vieni, che stai facendo? Il bambino piange. Vengo.
Se tu sei un uomo, questo manifesto non lo devi attaccare. Servizi come questo se li debbono fare da soli, con le loro stesse mani. Salvatore, non hai sa voce, che all'italiano lo capiscono pure loro. Non lo devi attaccare. Lui no, ma tu i tedeschi non li conosci ancora. Ma che va a cercare? Proprio qua sotto deve venire a fuoco, puzzino. Quello cerca di inguaiarsi. O di inguaiarci. Bella bravura a fare l'eroe. E poi, a tutta la povera gente che ci può andare in mezzo. A questo non ci ha pensato. L'eroe. Ma non mi facesse ridere. Delinquente e camorrista. Ecco quello che è. Chiudi la finestra. Se mi pigliano a me fanno un affare. Paternità NN, professione NN. Andiamo gente, Salvatore. Malattie tutte quelle che ha creato il Padre Eterno. Li voglio proprio contare, tutti i napoletani che si presentano. Buona giornata. Agli ordini. Un po', la tenete una patata per noi? E io tenevo una patata e ve la davo a voi. Però Padre Eterno ci potrebbe pensare pure a noi. Per è una patata, voi, Padre Eterno? Sapete che significa seminare i figli casa per casa? Ma che fai? Ti incosciente, abbassa, abbassa. Ma ti sei scordata che stiamo in mezzo alla strada? Qui Londra, vi parla il colonnello Steven. Buonasera. E saluto a voi, buonasera. Si è presentato al servizio del lavoro obbligatorio. Reparti americani hanno raggiunto Torre Annunziata. Mamma mia bella, Torre Annunziata, a mezz'ora di ferrovia. Sì, ma quelli vanno a piedi e non corrono se dovessero far male. Un po', un po', a partire. Nella giornata di ieri, durante l'assalto, un corno nel rione Sanità, una donna è rimasta uccisa. Madonna mia, a pochi passi da noi. Ma quello che parla, come lo sa lui che sta a Londra? Se non lo sappiamo nemmeno noi che stiamo qua. Napoletani, difendete le vostre installazioni industriali dalle distruzioni operate dai tedeschi. E che precisione. Pare come tenessero l'orario scritto. Ho freddo alle scarpe. Thank you.
voi non siete Don Giovanni? Macula! Macula! Avete avuto la grazia! È tornato marito vostro! Giovanni! Sei tornata! Giovanni! Non piangere più. E tu perché piangi? Non mi stringerà così sino a Vagandella. Sono una piaga, un dolore tutto a cuore. Ah, m'era proprio scordato come era fatto in un letto. Fammi prima dormire. Vieni, vieni qua, bella mamma. Tu non puoi manco immaginare che significa. So 100 ore che non dormo. Ecco, ma stai pulita. O puoi baciare quanto vuoi. Vieni, papà. Ma è papà, vieni. Vieni, vieni, papà. Ecco, ma così fai festa a papà tu. Che c'entra? E a barba, te vuoi fa? Vuoi che ti cercano la metà che attorno? Così vedo pure se trovo qualche cosa da mangiare. Mamma mia, belli papà. Non lo faccio per cattiveria. Io ti vorrei guardare da mo' fino a domani. Ma l'occhio mi si chiude. E sonno. Faccio pazienza. Portate. Io reduce, hai capito? Io ho fatto guerra! Io reduce, hai capito? Io ho fatto guerra! Un momento, fatemi pigliare i pantaloni almeno! Potessimo dare un cavaliere che mi ha tenuto a fare questo.
è una persona d'onore. A Hitler, a Mussolini, al Camera fascista, ti giuro fascista, sempre fascista, non lo sa, ti giuro, sempre fascista, diccelo tu che sono fascista, diccelo tu, sempre fascista, sono stato io. Anna, voglio venire ad essere, ma dove lo portate? Arnaldo, Arnaldo, scendiva. Io sono fascista, ma come madonna si dice, fascista in tedesco. A me il bando non mi riguarda, e a che modi sono questi? Ma dove siamo? Dimmi un po', Assuntina che fa? Te l'ho già detto, mamma, sta bene. Ma è meglio che non ti fai vedere, sennò quello si mette a piangere. Sì, forse hai ragione. Si è fatto giudizioso. La guerra fa crescere, ovvero. Yam, mangiatella qua. Sennò se te la vedono, se la pigliano. Assaggiano un po'. Solo per sentirsi so buone. Si sapisse dove l'ha già trovata. Tieni. Beh, ma è meglio che me ne vada. Mamma, quando è che torniamo a stare tutti insieme? Tiè, D'Angelo Assuntino. Ma non ti ha mangiato, mi raccomando. Colletta Teresa! Hai creduto da parlare! Hai creduto da parlare! Ma a dove ci porta? A mangiare con il pallone. Pescari! Pescari! Avete visto mio figlio? Si chiama Mario! È un uguagliano dei capelli rossi! È uno alto, secco! Se li incontrate! I capelli rossi! Si chiama Mario! Mario! Manifesta è tutta una bugia. Fai mi sbagliare da me. Io ho fatto il servizio militare in marina. Mi sono riformato. Sei lì per te. Mi avvertite che siamo ancora vivi. Ho uno secco. Ho capito, ma che aiuto vi posso dare? Ma dove siamo? Che modi sono questi? Buongiorno, ingegnere. Buongiorno, avvocato. Andiamo a Marta, in Germania. Un letto Teresa. Ai gradoni dopo tre. Avete capito? Vattene. Ebbene. Il padre è ascoltate! E da soli! E non fare! Carme! Carmeli! Carme! Raffini! Teresa!
Amarone da compagno. Via da chi si moglie. Via da chi ne marito. Caspita, ci credevamo che l'avevamo fatto solamente noi, sta pensata, eh? Tutti a Sorrento vogliono andare, tutti al paese mio. Per forza, ci saranno già gli americani. Ma che me ne importa a me se sono arrivati gli americani? Io voglio sapere se è arrivato mio figlio. Doveva nascere in questo mese. Senti, Pitrella, troviamo un'altra barca. Sì, e a Ruo trovo, una pazza che si arrischia a partire. La lì mi trovava forte. I tedeschi! Mannaccia l'anima vostra! Ma che fate? Siete tutto pazzi! Proprio qui dovete sparare! Andate a fare la guerra da un'altra parte! E come? Proprio dentro al tassi mio! Insomma, tu vuoi, sì o no? Tu ne vuoi! Gesù mio, ha calato l'occhio in terra! Basta, aspettate! Aspettate!
Dammi una mano. Oh, madonna mia. State d'accordo. Mettimelo dopo da solo. Mettite la carta. Venite qua. Aiutatemi. Chi è chi sta? Stava a piedi. Piano. Per queste anime innocenti. Yam, ma se ne mi passa! Yam! Dai! La volità! Affacciatemi! L'altra sta tutta stracciata come una paziente. Io tengo qua a casa un vestito buono. A che la serve più oramai? Che se ne... Abbassate molto! Avete cercato almeno da avvisarla? Ecco, non teneva nemmeno un documento addosso. E voi come volete? Sta correndo una voce. Dice che c'è stato un giovane morto e non si sa chi è. Male. Sono 3 giorni che vado cercando anche le piezze carogne. Gesù mio, tiene una faccia d'angelo. Ma che peccato hanno fatto per morire così giovani. Era quasi finita sta guerra. Gesù. E com'è stata? Stamattina eri viva. Ma non ti avrei più. Fidati d'ora, perché me l'ha stata? Che? Signor, e voi ve lo volete portare via con tutti i coprifuoco?
E il padre così buono. Arturo, ma viene papà, hai capito? E ce ne andiamo tutti e tre a casa. Hai sentito, Arturo? Hai sentito, mamma? Arturo. Scusate. Arturo. Permesso. E voi? Per chi avevate paura? Tengo tre fratelli. Tre disperazioni. Li stiamo cercando. E stanno con pensiero. Che felizza avevi fatto. Guerra. Sempre guerra. Permesso. È morte che ti ridono in faccia. Cuore, mamma. Permesso. Vizzerillo mio bello. Ce lo dobbiamo portare così. Come così? In braccio. Non ho trovato nemmeno una carretta. Ulisse va una mano. Sì, grazie. Aiutatemi a sollevarlo. Aspettando, facciti piano già. Piano piano, non ho facito male, oh figlio mio, io. Oh figlio mio, aspettate. Ho fatto un letto. A dove sta? Aspettate, scusate tanto. Oh figlio mio, bello, volete, oh figlio mio. Volete che vi accompagni fino a fuori? No, grazie assai. Lo porto io, piano piano. Avete visto quanto è bello, figlio mio? Mi dovete compatire, ma che saccio. Lo sento più contento se lo porto a casa sua. Paoli. Paoli, aspetta, che dai giù. Vico processione e qua stanotte con tutto il coprifuoco viene mezza Napoli. Povera chi lo riconosce. Ma sarà che la casa? In da tutta questa oscurità è l'unica volta illuminata. Vena tutta Napoli. Che? Che è successo? Come? Non ho sapito. Sono morta due guaglioni. In una sparatoria coi tedeschi. Ci stavano pure 5 o 6 cristiani armati. Mamma mia, tedeschi. Ho detto cristiani. Cristiani come noi. Pensa, se ogni napoletano si pigliasse l'incarica di uccidere uno tedesco. È come quando si dice, se ognuno veresse una lira, che è una lira? Si dice, ma non si fa. Pitre, Pitrella! Ma è sicuro che posto è chisto? Sì, sì, mi pare di sì. Ah, sì, sotto a quella scritta. Ca, ca, lo può cucciare, dammi una mano. Ma che? Zitto, zitto. O tenente. Non è qua che abbiamo nascosto le armi? E che aspettate? Forza, continuate a scavare. Scusate, forse lo volevate dire voi. Ce l'avete un fucile per me? Voi ci avevate una pistola, no? E cercatevelo, ognuno si ripiglia la roba sua. Ma scrive popolo di Napoli, no no, popolo del Vomero, è scoccata l'ora dell'insurrezione, combattiamo i tedeschi, salviamo i nostri cari dalla deportazione e dalla morte. Professore, queste sono belle parole, ma in faccia ai tedeschi noi che siamo? Quelli tengono i cannoni, i carri armati. Sì, sì, va bene. Dove siamo arrivati? Mi pare che manca la firma. Ah, la firma. E a quale dite la firma? Professore. E chi sono? E come chi siete? Voi siete il comandante adesso? Sì, il comandante. Il comandante lo cazzo. Ah!
haben fünf Deutsche geschossen. Also nehmen wir 50 Geiseln auf Befehl von Oberst Scholl. Zum Erschießen. Auch wenn Sie unschuldig sind, müssen wir das machen. Weitere Unruhen zu vermeiden. Verstanden? Jawohl, Major. Finden Sie uns das Stück Mauer gleich dort drüben. E chi stiamo con voi? Noi non mi posso fare capace. Ma come? Gli americani stanno a Capri, a Ischia, e se ne vanno piano piano. Scusate, dove posso fare un bisogno? Siete disperate per questo? Allontanatevi di là, chi vi guarda? Io vergogno! E andate! Tu volessi fare una partita? No, no. Qui, tu volessi fare una show? Facete un po' piacere. Io non ci tengo che tengo tanta sua. So 100 ore che non do. Ma una giangere. Ma come proprio qua mi avevano portato? Hanno passato la casa. E tengo la moglie e una creatura. E provate a chiamarlo. No, forse no. Possiamo fare una partita, può darsi che vogliamo farsi giocare a presto. No, grazie. Ma ce la fanno solitari. Del prego! Antreten! Auf die Augen! Runter kommen! Alle! In Reihe! Antreten! Eins, zwei, drei, vier, runter! Runter! 1, 2, 3, 4, 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 runter! Runter! 1, 2, 3, 4, runter! 1, 2, 3, 4, runter! 1, 2, 3, 4, runter! Runter! 1, 2, 3, 4, runter! Runter! 1, 2, 3, 4, 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 runter! Runter! 1, 2, 3, 4, 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 runter! Ma che stanno facendo? No, no, così, mannaggia, capo vostro, mannaggia. Stiamo a capo, ma così. E tu, che gli hai visto? Professor! Che c'è? Sto signore può parlare con voi. Che cosa vuoi? Chi vi manda? Ho letto il vostro proclama. Capità, voi militari, nessuno vi ha cercato. Queste armi le avete buttate voi quando ve la siete squagliata. Vai, discordate. Dove siete stata fino a mo? In Jugoslavia. In Albania, in Russia. E non certo per gusto mio. E sempre lustrando le scarpe ai tedeschi. Io sono fascista. Capitano, sono fascista, silenzio, fascista, avanti, tu, al muro, fascista tu, io, ma non capisci, ci vuole uccidere come tanta bestia, ci vuole uccidere. Atto, non potete, sta mamma. C'è esecuzione, lei non smettete mai, devono credere che siamo tanti, forse li salviamo, parate! Continuate a sparare, io vado giù. Voi due venite con me, venite. Andate via!
Stanno gli uomini nostri là dentro! Professor! Al! Al! Professor! Soldaten! Deutsche Soldaten! Soldaten! Achtung zu hören! Wenn ihr die Geiseln hinrichtet, werden wir euch alle umbringen. Ihr habt keinen Ausweg. Wir werden euch alle vernichten. Gefreiter! Fordern Sie beim Kommando Verstärkung an! Signale gebrochen! Heilung! E noi perciò siamo qua. E ve la vita io subito. I tedeschi, i tedeschi. Dottore, io poi cercavo,
tengo d'utente che mi sta facendo morire. Cicci, io devo cercare di prendere un poco di pane. Totto, badate che io ho sparato contro i tedeschi fino a mo. State accorti che vi sparo pure a voi quando è certi Dio. Lo ha dentro. Totto! Cicci! Calma, pochi alla volta, calma! Cicci! È vero che hai sparato? No, io veramente ancora no, ma loro sì però. Loro chi? Salvatore! Salvatore è un'altra cinquantina di persone. Dove? Proprio sopra ai quartieri. Ma che parte? Camerati! Da questa parte! Qui, aiutatemi! Andiamo, Marì, cammina! Iata venna! Questa femmina facita la scansò! Che tra poco a casa ballo! E Cartuccio! Ma ti dico, cacca! Ma non vieni a Cartuccio! Ci stanno ferito! Ma tu l'avete pigliata, sti Cartuccio, con sta bonda rossa! Ma tu! E tedesco, datemi il Cartuccio! Datemi il Cartuccio, ma che facito, aiuto, datemi il Cartuccio! Ma a me sta roba non mi pare buona! Che capisci tu, sono buono invece, le hanno prese dentro una caserma, iam! Fatto chi tiene coro! Facimmaci coraggio! Facimmaci coraggio! Mari, leva la mezza! Torna a casa, va, va a te! Per voi è tutta una pazzia. Dove che giri tutta gente che spara, tutta gente che lavora. Salvato, tu non devi morire! Torna a casa, che sei venuto a fare? Niente, Salvato, tu non devi morire, capito? Maledetto! Oh, oh, aspetta! Oh! Morì un amico tuo. Quale amico? Cicillo. Proprio sotto al miele ci visto morire in vita. Assassini! Hai da morire pure lui! Con abbastanza carogna hai da morire!
corri! Chiama, fucili! Forza, pezzenti, facciamo vedere chi siamo! E chi siamo? Ma tutta figlia in roccia! Quello di fuori a quello di dentro! Questo chi è? Bravo! Andiamo, pigliate i fucili! Però state battendo, che sparano! Chi siamo me, due a due! Ringraziate Dio che non c'è più legge, che non esiste polizia e che cadono bombe. Se no, ve lo dico io, di qui non uscivate mai. Però state attenti, perché prima o dopo qua tornate. Io me ne vado prima voi. E adesso con me. Con me sparte. Sì, sì, bravo. Falleroi, vai qua. Tanto ti conosco bene. So di che malarazza sei! A rubare, a rapinare, a ammazzare! Sei sempre pronto! Aiello! Sei ancora in tempo! Sì, quando siete scucciando! Torna, torna, compro me! Diamo giù! Allora dove andiamo? A ruta a città. A chi facciamo piangere? Ok, dobbiamo fare la guerra. E ci leviamo i schiaffi dalla faccia. E sto cazzillo chi è? E chi lo so? Da dove sei uscito? Sono che Margellina! 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 Da noi! Sì, Ano! Da noi, sì, Ano! A te, non ti fare più, a te! Ma perché? Che dovete fare? Volateci! Signorina! Signori, vi piace? La guerra addosso! Vallo a sapere, è una guerra che si sposta questa. Dove c'è e dove non c'è. Andiamo, Gen! E fanno sì! E fanno sì! All'attacco, agli Susini, all'attacco! Oh, per favore! Andate indietro, non c'è niente da fare! Non c'è niente da fare! Per piacere, anche voi, non state! Non state qua! Non c'è niente da fare! Non sparate! State a sentire! Il maggiore dice che se non vi arrendete, gli ostaggi saranno tutti fucilati! Sapete che vuol dire? Mi è compreso, tutti innocenti! E che vi fate male! Qui siamo tutti innocenti e stiamo facendo una guerra. Quindi riferisci al tuo amico nazista che noi non... Amiche, amiche, capito? Chi le soffa di niente, pare che non lo sacci. Ma pure voi, dico io, un poco di comprensione. C'è bisogno di far vedere che vi arrendete. A poco per volta ve la squagliate. Digli che chi si deve arrendere lui con tutti i suoi. I napoletani che stanno dentro fanno la guerra come noi di fuori. È chiaro? Su un camion, ci sono pure i nostri. Professore, si preparano a uscire con gli ostaggi davanti. Capitano,
tedeschi stanno per uscire con i camion! Si riparano dietro ai nostri! E sparate lo stesso, anche se ci sono gli ostaggi! No, se stanno per uscire i nostri! Lascia. Ecco lo sparo! E perché voi là dentro non avete nessuno! E sparate, ci buttiamo in mezzo e vediamo come finisce sta carneficina! Mirate le gomme! Sparate, sangue di chi è vivo! Sparate! Sono prigionieri vostri, però un calcio in culo, uno solo, ce lo posso dare. Uno solo, vero? Lasciate sta! Connazzo, sono prigionieri a guerra! Lasciatelo sta! Ma basta! Avete capito? Lasciateli stare! Tornate a fare! Avanti! Mettetevi a posto voi! Meglio. Ma lo dico io, chi sta prima e chi sta dopo. Ma quand'è che viene l'acqua? Presto, presto, domani, al massimo dopodomani. Stamattina che dovevo uscire di casa per ammazzare un uomo. Io non ho ucciso mai una mosca. E mo, per un tedesco ucciso, quanti napoletani dovranno morire? Gente, vicino a loro, compà, non piangete. Se noi per 100 napoletani morti ne volimmo 1000 tedesche uccise. Muovere sta quattro ore cattiram i cattiambi schiattosi manca guerra se può fa fingio forza tiro tiro faticato push tiro mollo tu oh cavolta si lo prendiamo tutta come ve ne andate in giro a quel soro con sto cannone questi vi sparano addosso ma dove lo portate lo portiamo a sorta aggiungiamo le forze. Uniamo le forze! Ma quali forze? Ecco che devi dirmi. Chi comanda qua? Il tenente.
Stop! Quando sparam, per moco mannia e do io a voce. Iam, tu tira qua, tu vieta a spalla qua vicino, e passa che la parte. Uè, tira! Tira! Iam! Tira! Tira! Sapete se sono tuoni o sono bombe? Ti fanno ridere? Fanno la protesta per l'immondizia. Ti ammassano gli spazzini e levano tutte cose a mia. Per le casse bombardate non basta una scopa. Bravi, bravi, me ne compiaccio, bravi. Qualcuno ne tenete? Bambini ne tenete? No, no. E questo è peccato. Bisogna provvedere. È sotto la colpa. Ma voi scherzate? Una bella ragazza vicino come quella, mon... Professore, la signora non è mia moglie, ma non avete capito ancora. È sposata con una persona per bene, con tanto di diploma e ragioniere, e una bella croce di cavaliere appuntata sul petto. Queste. Non ti tormentare. Penso solo che stiamo insieme. Anche se non ero per tutto questo imbroglio, ma... Ah, ho capito. E allora io e te dobbiamo ringraziare i tedeschi. Permesso, facci l'arco. Dimmi pure fame, camminiamo sicuro, vai giù, come entriamo, così usciamo. Chiamiamo Matrati, qua dentro ci sta bene. D'indace alla mia stanno sicuro. Tua? E che te la sei comprata? Beh, facciamo conto come se fosse a me. Mia del direttore. Perché si può dire che solo io e lui non abbiamo mai avuto un'altra cosa. Dagliele tu, va. Io invece la casa la tengo, è dal cesso, se vedo male. Di che profumo, proprio a tavola ti viene sta nostalgia. Pure sta creatura avete portato? Si chiama Gazzi, ma per ecco va. E dove si trova sta casa tua? A Margellina, è una bella casa, e da un cesso... È ancora un biscia sotto, e sta sempre in braccio a mamma sua. Non sto solo. A casa mia non c'è sta più nessuno. Manco mamma ci sta. Queste sono le ultime patate. E domani? Dove ci squagliamo? Dobbiamo fare guerra. O peggio è per voi. È stato carcerato qua dentro.
Le bombe a mano, portate le bombe, presto! Cassino, tieni, che fa? Vieni pure tu! No, 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 Cassino, no, sta dietro, riparati! No, no, così! Rampala di questa! Ti fermi, sì o no? I morti possono aspettare. Che morte, chi ti è morto? Così, ma ancora vivi. Mamma mia, aiutati. Dottor, tedesco o non tedesco, qua siamo tutti cristiani e dovete salvare pure a lui. Perciò partimmo a guerra. Noi a guerra non la facciamo per uccidere la gente. Aiello, aiello, fermatevi. Sentite, o la guerra l'avete fatta, siete contenti e allora tornatevene all'istituto. Là almeno state al sicuro e forse c'è pure qualche patata. Guarda che si va a preoccupare. Non ci pensavo. Cercate sta buona. Vi devo dire una cosa. A te specialmente, che sei più grande. A questo qui, portalo da mamma sua. Hai capito, cazzi? Lasciali perdere. Sono lanzarone. Sei troppo piccolo. Troppo. Hai visto come c'avevo poco per morire? Lasciali perdere. Me lo prometti? Poi, non lo facete male, scusate. Direttore, non vi preoccupate. Vi venimmo a trovare. Sì, sì, quando state me. Vi venimmo a trovare, direttore. Chissà dove si vanno a nascondere. Non l'avete visto un bambino qua attorno? No. E non voglio un cielo tantino. È da ieri che lo vado cercando. Scusate, ma
scusate, vieni da questa Napoli strada per strada. Che ne volete sapere che sono i figli? Ognuno è una spada qua dentro. Ecco, sono state ste giornate per me. Quante ne sono passate? 3. Ho perduto il conto della notte e del giorno. Cannone tu di quando nascono i figli dei re.
devi scusare, ma che è proprio questa guerra? L'avete visto quagliullo in mezzo? Ma capo loro si chiama Iello! E se capisci, ma ci mettiamo pure a fare la guardia ai bambini! E tu che fai con questa mitragliatrice? Dammela subito! Dammi sta mitragliatrice! No, no, è mia! La c'è mia! Tu via! E qui che facite? Le vostre età? Le facine, ma tu! Lasciatemi. E dimmelo qua. Candela. Facciti chiamo. Chiano chiamo. Facciti chiamo chiamo. Chiano. Chiano. Se ne... Dopo. Quando tutto è finito. Facetemi un piacere. Però dopo... Alla fine, portatemi a Sorrento, perché se mi è nato un figlio... Non ci pensare, non ci pensare, mo torna. Venite ma presto, vai giù! Venite ma presto! Caricate! Posso tu? Io però l'ho già fatto! Sì, tu, ma te voglio io no! Non mi credi, ho fatto un esercito da io, lo giuro, lo giuro! E chi è quel fesso che ha sparato, eh? Altifornista Masullo di Bagnoli, vieni avanti! E che può? Fatti vedere la luce! Che vai facendo assieme ai tedeschi? Questo ufficiale tedesco è un nostro ostaggio! Già, e a te l'automobile chi te l'ha data? E poi tu perché tieni ancora l'uniforme? Lo sai che vi possiamo uccidere a te a tutti questi... E lascia perdere! Volete sapere di dove veniamo? Dal Vomero! E con questo ufficiale tentiamo di trattare la resa dei tedeschi!
è la restituzione degli ostaggi napoletani. E noi chi ce lo dice che le cose stanno così? Io. E tu? Vai avanti, vai avanti. Sei responsabile per ogni minuto che passa. Io. Vabbè, tu puoi passare. Ma l'ostaggio tedesco rimane qua. Du hier, ich schwarz zu schon. Du fährst over Scholl. Ich bleibe hier. Jawohl. Ci avanti a farti compagnia. È meglio, sì. A pistola! Ehi, vieni, Marì. Senti, capità, è meglio pure per te, perché se i tedeschi mi fanno qualche cosa, noi a questo lo ammazziamo! Hai capito? Sì! Gamba, cammina, botte in mano. Spicci, ti fanno presi. Dammi! Posso trattare solo con lei che è un ufficiale, con lui no. È uno di quegli straccioni banditi che ci hanno attaccato alle spalle! Questi straccioni, la loro dignità se la sono conquistata combattendo. Perciò è lui che detta le condizioni. Avanti, tocca a te a parlare. Io? E che gli devo dire? Fagli capire che a noi le guerre non ci piacciono. Basta che loro se ne vanno e, insomma, se ne devono andare. Ne, Tadè, tu sei sposato. Avo bene a moglie. A tua moglie la vuoi bene? Ja. Ja, ich, Frau und Kinder. Zwei Kinder. 12 und 8. Siente che nome. Non so i nomi, è l'età. Io vorrei proprio sapere se sua moglie ci pensa mai. Insomma, hai capito? Si sente la lontananza dei figli. Se non è mai venuta nostalgia. Ma che? Stato zitto, salino. Sei tu! No! No! Sì! No! Sono carregato! Sì, 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 e i tedeschi se ne vanno! E a quella parte, guardate, ci sono arresi! Sì, sì! E i tedeschi se ne scappano! Aiuto, Schreibbad! Guardate, ci stanno i nostri che l'accompagnano! Li portano fuori Napoli! Portate bella, Napoli! Non vi facete per aggiù! Bravo, quagliù! Portatela lontana! Andate bene, ricchiù! Zachim, gli parlassi di stato. Per questa volta li lasciamo campare. Andatevi, na fornita, no, passare, no, fate passare, ma che? Vieni, ma che? Però io. Scusate. Andiamo, Marì. Ma tu lo conosci? Come si chiama? È vero. Mi pare che non ce l'ha detto mai il nome. Che ne sa, c'era? Un capitano.